Beh, vabbè, Jackie ci può stare. E l'altro chi so? Mi è sembrato di vedere il primo che stesse tirando la hit. No! Leggenda di paura, leggenda di paura, leggenda di paura. 567 coppe, tutte quante fatte con Shelly. E ha un brawler leggendario. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi ragazzi siamo tornati con la reazione dei vostri clip. Ma c'è un problema, ho troppe clip. Ne ho oltre 10.000 da visualizzare. E a quanto pare superata la soglia delle 10.000, per visualizzarle devo scaricare un file. E ok, lì non ci sarebbero problemi. Il problema nasce dal momento in cui io non posso eliminare la risposta. Di conseguenza sono costretto a creare un altro modulo. Quindi in definitiva nulla, nella descrizione vi lascio un nuovo modulo che sarà uguale identico a questo. Però tutte le vecchie clip non le potrò mai più vedere, a meno che non me le rinviate. Quindi se avete delle clip che mi avete già inviato, non le avete mai viste, secondo voi meritano, rinviatemela. E quindi partiamo subito dalla prima clip. Abbiamo Nonne con Bea. Fa un rimbalzino da sotto, tranquillo, spensierato, si fa ittare ma poi da sotto fa rimbalzino, GG. Ma ora procediamo con Zano Naso. In che senso, bro? Comunque abbiamo appunto Zano Naso, si trova nelle solo, sta affrontando due Shelly. Vediamo un po' come va a evolversi la situazione. La Shelly di sopra è leggermente boostata coi power up. Qua la questione è davvero complicata. Attenzione, la mira di Luca, dove è andata a finire non si sa. Niente, ha vinto lui così. Prossima clip parte così. Abbiamo 4 skip con 3 skip luminosi. Vediamo, sicuro troverà almeno 2 gadget barra 2 star power, perché quella è una piaga sociale, devono esserci per forza. Però vediamo un po'. Ecco appunto gadget, ma quello era ovvio. Beh, ancora un gadget. Invece Mr. P, attenzione, attenzione, potrebbe, e dico potrebbe, anzi, cioè, se è l'ultimo mitico, è un leggendario o un cromatico. Vai, bro. Ecco, no, Gelindo, no, di quello meno raro di tutti. Ma quando è che l'ha trovato? Ah, 2 su 2, vabbè, allora era ancora mitico qua. Vabbè, comunque ci sta, onesto, tanta roba. E questa era la cassa in tutto il suo splendore. Beh, tra l'altro era quella gratuita del pass, tanta roba. Procediamo ora con Foxer, ancora su Foot Brawl. Diciamo che qua sta venendo massacrato tantissimo, muore, ma tira in tempo. Guardiamo, raga, perché non è il classico rimbalzo, ma dopo aver ricevuto bottazze su bottazze, muore, ma dall'oltretomba è riuscito a tirare in tempo. GG. Prossima clip per noi abbiamo Martox, appena ha raggiunto le 10.000 coppe e ha sbloccato la mega cassa delle 10.000. La vado ad aprire. Sì. Sei iscritta. Raga, è impazzita. Non è possibile, non è possibile. No, 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 non è possibile. No, 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 non è possibile. No, 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 non è possibile. Non è possibile. No, 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 mio Dio. Prossima clip per noi, ci troviamo nelle duo, abbiamo Gortin che credo sia nell'oltretomba e poi abbiamo questo Stecca, però io là sopra vedo sicuramente Zovi con 20 power up e qua la questione effettivamente è un bel po' complicata, scusatemi tanto, questi qua, soprattutto Zovi ha un botto di power up, Stecca è pure andato fuori a prendere di power up, arriva comunque Gortin che non ho capito come abbia fatto, ha tirato bottazzi incredibili e ha vinto per forza direi, eh sì, la tua squadra ha vinto. Ma che è successo? Mi sono perso questo passaggio. Gortin torna in vita. Ah, ecco perché Zovi ancora non aveva recuperato tutta la vita. Quindi giustamente lui lo distrugge, tira bottazzi incredibili e vincono. GG. Prossima clip abbiamo MZ Cido. Deve andare ad aprire qualche cassettina nella parte gratuita del pass. Ok, vediamo un po' che succede. Non abbiamo purtroppo la reazione. Fatto sta che... 112 euro troppo, ovviamente nulla. Vediamo un po' se in questa cassa enorme... Ma dopo il lag. 21 d'oro. Qua lo skip luminoso c'è per forza. Addirittura 2. Ah, beh. La questione qua è molto interessante. 2 skip luminosi e cos'è che trovi? Ah, vabbè, Jack. Comunque, ho visto che aveva tipo sulle 1000 coppe. Vabbè, Jack ci può stare. E l'altro chi... Come Leon? Ma... Cioè,
Ma raga, ma quale dei 28 sensi? Ma veramente, raga, c'è Rion così? Assieme a Jackie nella cassa enorme. Vabbè, raga, senza senso sta cosa, ma ok. Mega cassa, vai, adesso qua magari ne trova anche un altro. Ci manca solo quello. Vediamo, vado quanto lagga. Ecco appunto, sei skip. No, raga, oddio, cioè sì, per lui, ma... Oddio, chi è qua? Skip luminoso? Ah, è Rosok. Cioè, ma raga, gli mancavano ancora dei rari. Ma ha trovato Leon. Quanti rari gli mancavano? Ok, adesso li ho tutti, con Rosa li ho tutti. Aperto anche le altre casse, non c'era altro. Comunque è devastante, ragazzi. Andiamo avanti con la prossima clip. Abbiamo la solita clip di rapina. Mi sa dove entrambe le casse arriveranno con pochissima vita. Mi sa che sta per succedere proprio questo. E vediamo un po' come andrà a evolversi la situazione. Han vinto loro con l'1%. Ho visto bene. Mi è sembrato di vedere il primo che stesse tirando la hit. No! Raga! Ma l'aveva tirata la hit, però no. Oh mio Dio, che bella bottazza di Kulen. Aperto questa cassa, ho finito i gadget e le abilità stellari, quindi mi è capitato un 6. Ah. E questo. È ah, ok, Kulen. Prossima clip, ragazzi, raga. Sono troppo in hype, se è Gelindo va bene, se è un leggendario sclero veramente, raga, non lo so. 3, vai. 2, è un leggendario. Sandy! Sandy! Senti, Lindo, senti. Che è? Ma raga, che telefono avete? Ma sono tutti laggosi sti box opening poi. Primo leggendario. Ma ora procediamo con la prossima clip. Siamo su Foot Brawl. Prende la palla Is Not Ninja, ci fa un doppio rimbalzino. GG. Prossima clip per noi, abbiamo una distruzione di massa, tripla sugli avversari, bellissimo. Leon ha detto no, non voglio fare gol. Quindi Jinx King prende la palla e fa gol, così di rimbalzino. Prossima clip per noi. Addio, quasi. Ma siamo nella preistoria. Questo ragazzo di cui non so il nome, siamo nella stagione 3 e ancora possedeva le vecchie casse. 100 casse piccole e 10 enormi. Ah, qua raga mi sa che ne avremo per un po', perché nel senso, vediamo. Ma neanche tempo. Alla seconda cassa è già trovato Mr. P. Ed era il primo mitico. Ok. Ma aspettate un attimo. Ma no, c'è qualcosa che non quadra, perché Mr. P l'ha trovato nella cassa Brawl. Adesso apre la cassa Brawl. No, raga. No, mi puzza di fake. Cioè, scusatemi, eh. Sento puzza di scam. Aspetta. Ho visto. Ma quelle gemme, quanti zeri sono? Procediamo ora con Riccardo, 29 gen, che deve, mi sa, andare ad aprire qualche cassa. Esattamente. Vediamo un po', aperto la cassa Brawl, ovviamente non c'era nulla. Cassa enorme. Vediamo un po' se almeno qua 40 d'oro potrebbe, esatto, skip luminoso e Spike. E Spike, primo leggendario. Cioè, così, nella cassa enorme, tranquillo, spensierato, gratuito, come se nulla fosse. E dai. Giustamente c'è ancora la mega cassa e non lo so. Mir. Ma raga, ma l'ha aperta la velocità della luce, ma che è? Prossima clip abbiamo NT Arancia con il primo. Tira, ma la palla non entra. Ah, ma raga, in che senso? Ha usato il gadget su Pocio e la palla entra? Così. Prossima clip... Cosa? Vediamo chi è. Muto. Ma è andata a scoppio ritardato, ragazzi. Che è successo? Prossima clip abbiamo RXR Tigre. Vabbè, zio, con la tag RXR è chiaro che tre skip di cui due luminosi. Vabbè, ragazzi. Apro gadget. E poi Leon, ma lo vedi che la tag RXR funziona? Prossima clip abbiamo Esorcista 2 con Brock, prende la palla, si attinge ad andare verso la palla, la passa a Bibi la ripassa, giocata di squadra incredibile. Prossima clip per noi abbiamo Jix Frank, attenzione perché tutti e tre i nemici sono lì davanti. Ho visto davvero bene, vediamo, Shelly usa la ulti, lui tira... Prossima clip per noi, parte così, abbiamo un box opening, non sappiamo di chi, di dove, di quando, di perché, ma vediamo. Cassa enorme, con... vabbè, troppo oro, quindi...
Cioè, ma a parte che il brawler leggendario, ma io non capisco ancora sta cosa dell'oro, raga. Tanto lui sta un po' sclerando, gira il tablet, ecco, lo rigira, sì, bro, ma... Raga, 66 d'oro, quanto deve essere quest'oro per trovare qualcosa? Mannaggia. Comunque, anche una cassa enorme e non è che lì magari... Ecco, lì niente, tipo... Vabbè, ma regà, questo è il profilo di codesta persona, cioè nel senso 567 coppe, tutte quante fatte con Shelly e ha un brawler leggendario. Scusatemi un attimo, perché lui oltre a Shelly ha anche Colt, qua trova il primo, di nuovo Colt, Leon, e a noi sta bene così, Jesse è il primo, Pocho. Quindi cosa possiamo dedurre? Che lui gioca solo ed esclusivamente con Shelly, non so se ha un secondo account, però ha trovato un leggendario così. E a noi sta bene. E quindi raga, per questo episodio direi che possa essere tutto. Mi raccomando, mandatemi tantissime clip, perché come vi ho detto all'inizio dobbiamo ricominciare da capo, quindi il modulo sta giù nella descrizione. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando un bel like con iscrizione, campanellina, tattica tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.